dopo l'intervento di Führer Pinocchio, preannuncio il voto assolutamente contrario, prima di tutto perché non ha spiegato assolutamente niente di quello che voleva dire, ma ha fatto un bellissimo spot pubblicitario, non so indirizzato a chi, per far vedere cosa, ma volevo far presente che siccome stiamo parlando di numeri e penso di sentirci bene, non capisco tanto ma penso di sentirci bene, l'assessore De Rosa ha aperto la relazione dicendo che avevano ottenuto un risparmio di 1.700.000 euro e ricordo bene e sta registrato. E adesso stiamo parlando di 1.200.000 euro. Sono spartiti 500.000 euro, non sappiamo cosa è andato a finire, però non ce lo spiegate, ci fate capire. Solo il 1 e 2 stanno superando 500.000 euro e lo deficit è un investimento. Ma non c'è scritto da nessuna parte. Perché non c'è scritto. Non c'è scritto. Se qualcuno me lo legge dopo. No, se te lo leggi dopo, mi fai la gentilezza di leggermi il piano industriale dove è specificato anche 500.000 euro. Fammi la gentilezza di spiegarmi, caro Elida, i danni, visto che tu sei la persona intelligente, preparata e colta, io sono ignorante. No, io sono ignorante e tu sei cosa che tu. Leggi il piano industriale, mi fai la gentilezza di leggere il piano industriale, dove c'è scritto che il sindaco ha chiesto oltre al 1 milione di risparmio altri 400.000 euro, dove è specificato la mancanza di quei 200.000 euro che il Casole Ambiente non gli ha convalidato, perché se il sindaco in qualità di quota maggioritaria e assoluta gli chiede un risparmio di 1.400.000, qualcuno deve certificare perché poi ha trovato solo 1.200.000. Qualche consigliere mi ha fatto notare che quel 1.200.000 esce da un bilancio di Casole Ambiente chiuso in attivo, bilancio non pubblicato da nessuna parte, e che il controllo analogo che dovrebbe occuparsi della trasparenza anche di Casole Ambiente avrebbe dovuto e pretendere sul sito istituzionale di Casole Ambiente. Ok? Quindi quel 1.200.000 non è un risparmio, ma è un attivo di bilancio di Casole Ambiente. Quindi non hanno risparmiato niente. Poi caro Ilardi, leggi il piano finanziario e trovi questi 500.000 euro che sono spariti nel frattempo. Poi la pubblicità la facciamo tutti quanti. Il mio voto è contrario. Grazie, consigliere Salta. Ciao.